Buongiorno dottoressa Pezzino, intanto da amministratore di della Dusty, una società leader nel sud Italia, come sta vivendo questo momento? Tutti quanti noi la stiamo considerando ormai come una terza guerra mondiale. Però bisogna essere insomma lucidi, non perdere la calma e continuare a, come dire, a rispettare le regole che ci impongono. E siccome il nostro è un settore strategico, un settore, diciamo, lei sa benissimo, i nostri sono servizi essenziali, non possono assolutamente essere abbandonati. Per cui ci siamo organizzati rivoluzionando per intero tutto il servizio, perché abbiamo dovuto ovviamente affidare il camion solo ad una persona, quindi tutto monooperatore, quindi molti più mezzi, molti più una dotazione di automezzi di gran lunga superiore, uomini, insomma, turni cambiati, eccetera, per rispettare le regole. Ci troviamo malissimo perché non ci sono mascherine. E quindi diciamo, ci siamo organizzati anche su quello, per farli fa fare fare, proprio fare costruire per noi delle mascherine, in modo da riuscire a fare, come dire, no? A fare lavorare le nostre risorse umane nel modo più indolore e meno rischioso possibile, perché il nostro chiaramente è i rifiuti, anche se stiamo tutti a casa, si producono ugualmente e quindi è sempre molto rischioso. Ho capito. Dottoressa, lei ha fatto molto per Catania, ricordiamo del Time, lei è una delle protagoniste, ecco, lei che ha realizzato, che ha avuto quest'idea, ma adesso sta continuando a farlo. Abbiamo visto la donazione all'ospedale Garibaldi di Catania. Ma sì, io sa, le devo dire la verità, io dico, parlare della donazione, questi sono atti privati, dei quali non bisogna assolutamente, come dire, no, vantarsi o pubblicizzare questi atti. L'unica cosa, io sentivo, io allora amo Catania, le mie radici affondano proprio qui ai piedi del vulcano, ed è per questo probabilmente che sono così vulcanica e piena di energia, grazie al luogo dove sono nata. Ma per me è normale, cioè io non lo so, io per carattere cerco sempre di rendermi utile. Vede, ho scelto di fare un'attività di servizi, no? Quindi sono, come dire, sono abituata a rendermi utile e quindi mi viene assolutamente normale. E quando Wonder Time è nata proprio perché vedevo che questa città era totalmente fratturata, era proprio, no, chiusa in se stessa, eccetera. Allora, secondo me, l'arte, la bellezza, possono dilatare l'anima ed aiutarci a vivere meglio, e quindi ho pensato di fare questo format per la città, per fare scoprire a tutti noi le bellezze di questa nostra, le potenzialità nascoste di questa città. Ma per quanto riguarda appunto questo momento tragico, io ritengo che sia doveroso da parte di ciascuno di noi, così come stanno facendo anche al nord, gli imprenditori siciliani, secondo me, come anche degli uomini del sud, insomma le persone che lavorano al sud, che intraprendono al sud, devono e dobbiamo tutti fare qualcosa, rimboccarci le maniche per i nostri territori e aiutare e sostenere i medici, diciamo, gli infermieri e i pazienti che stanno vivendo questo momento veramente di grande stress, di grande paura. Per cui è venuto normale fare un gesto di questo tipo, e mi auguro che questa nostra azione di Dusty venga condivisa dal maggior numero degli imprenditori possibili, ma ciascuno deve fare quello che sente, quello che può, e alla fine anche un sorriso può essere utile, anche fare il volontario può essere utile. Insomma, ognuno deve cercare nel suo piccolo di fare qualcosa e di restituire qualcosa a un territorio che in questo momento ne ha bisogno. Assolutamente. Togliendoci un attimo le vesti da imprenditrice, ma semplicemente da cittadina di quest'Italia, di quest'Italia che chiede aiuto, che ha bisogno di aiuto, dopo che la sanità la siciliana, come in tutta Italia, ovviamente quello che noi stiamo vedendo, sta collassando. E quindi però abbiamo visto che negli ultimi anni,
sono stati praticamente tolti tutte le possibilità di poter rifinanziare magari il sistema sanitario italiano. Un suo parere. Allora, io credo che tutti i mali non vengano per nuocere, mi consenta la metafora brutta e cinica, nel senso che subito dopo, quando finirà tutto e quando ritorneremo alla normalità, bisognerà chiedere, fare la lista delle cose che non hanno funzionato correttamente, trovare le ragioni, no? Individuare quali sono state le ragioni, colpevolizzare e incolpare chi ha eliminato i reparti di malattie infettive, chi ha diciamo, depredato la sanità e chi ha, capisce cosa voglio dire, cioè chi ha utilizzato, cioè, come dire, si è arricchito alle spalle dei cittadini quando invece avrebbe dovuto creare dei sistemi, come dire, no? Avrebbe dovuto essere, avrebbe potuto essere, perché le competenze ci sono, il fiore all'occhiello la sanità dell'Italia, dell'italiana, no? E invece abbiamo visto che da nord a sud fa difetto. Quindi evidentemente ci sono degli errori e che si devono analizzare punto per punto subito dopo, e però ci vuole qualcuno che lo faccia, perché il mio terrore, sai qual è? Che gli uomini dimentichino troppo spesso le cose. Cioè, abbiamo tutti un po' la memoria corta e nessuno si vuole assumere la propria responsabilità, e c'è una, come dire, un ricorso alla deresponsabilizzazione troppo strutturato, che andrebbe invece, come dire, ri andrebbe riscritto. Ecco, noi dovremmo sederci a tavolino subito dopo e vedere dove abbiamo sbagliato, perché e chi ci ha fatto sbagliare e come rimediare per il futuro, perché io penso che le guerre, più che essere combattute con le armi, oggi dobbiamo temere, e abbiamo visto come possiamo ridurci in frantumi, come i virus possano ridurci in frantumi, perché sono i padroni del mondo. Ho capito. La ringrazio allora, grazie di tutto e ancora complimenti per il pensiero che ha avuto per la città di Catania e per i siciliani. Grazie. Spero che possa, diciamo, che possa essere utile anche questa nostra conversazione, che possa dare degli spunti di riflessione. Insomma, io spero che saremo diversi dopo, perché io credo molto nella morte rinascita, no? Cioè come avevo iniziato prima dicendo, non tutti i mali vengono per nuocere. Quando ci sono degli shock, quando c'è la sofferenza, si passa attraverso la sofferenza, deve servire per crescere. Cioè, Assolutamente, la sofferenza assolutamente sì. deve servirci per, questo vorrei fare un appello vero, davvero, a chi ci ascolta, a chi ascolterà quest'audio. Cioè, la sofferenza deve essere, ogni cosa va, il dolore deve servire per renderci migliori. E quindi spero che veramente che possa avere un'influenza positiva sulla nostra crescita interiore, sulla comprensione, la consapevolezza di certi errori. Magari ne faremo degli altri, ma quelli che abbiamo fatto fino adesso non li dobbiamo fare più, secondo me. Assolutamente, assolutamente. Grazie di Grazie tutto, a lei, dottoressa, Filippo. grazie. Arrivederci, buona giornata.